Buongiorno e benvenuti a tutti alla 39esima edizione di Travagliato Cavalli. Tanti, tantissimi eventi ad arricchire queste quattro giornate, senza dimenticare le sfilate della mascotte di questo Travagliato Cavalli, ossia Travallino, che sfila tra le vie dove ci sono tanti, tantissimi espositori. Novesima Travagliato Cavalli, abbiamo voluto dare un po' una conclusione a questo primo quarantennio che si rinnoverà poi ovviamente l'anno prossimo, costruendolo sulla parola passione, perché passione è il fil rouge, quello che ci ha condotti fino qui, e in questo gala speriamo di essere riusciti a raccontarla. La mia passione è proprio quella di cercare di raccontare al pubblico il nostro amore per i cavalli. Vede l'emozione dei cavalieri, degli artisti, l'emozione nostra e la voglia di stare insieme, perché in questo momento, in questo evento in modo particolare, la fiera diventa una famiglia e quindi ci riuniamo tutti intorno alla stessa cosa che è il cavallo. Ma direi qualche cosa di più, cercare di dimostrare che talvolta anche i cavalli possono provare passione per gli uomini. La passione viene dal profondo, nel senso che deve essere una cosa che viene da dentro, e vuol dire perderci il tempo, vuol dire durare fatica, vuol dire soffrire anche a volte per arrivare a raggiungere uno scopo che a volte è lontano, a volte più vicino, a volte si allontana un po'. E in nome di questa passione riusciamo veramente a realizzare i sogni più profondi e le cose in cui crediamo di più. Ed è quella forza che ci fa veramente scoprire chi siamo. La passione è qualcosa che ti sta dentro, che non ne puoi fare a meno, come le cose vitali, ad esempio il mangiare o il dormire. Dopo qualche giorno non puoi stare senza andare a cavallo o senza vedere il tuo cavallo. Il titolo del gala di quest'anno è La Passione. Per la mia passione farei di tutto. Rinuncerei a tantissime cose per poter proseguire e diventare sempre più brava.
Secondo me la passione è condividere con il cavallo le emozioni che ti dà il fatto di montare in sella, di poter sentire appunto il cavallo lavorare come uno spirito unico. Tantissima gente ecco, non sa che cosa vuol dire condurre una mantra di buletri brati e allora ecco, noi abbiamo preso l'occasione, colto l'occasione di farne uno spettacolo, far vedere il lavoro del buttero appresso una razza di cavalli brati. Un giorno ho assistito a uno spettacolo a Fiera Cavalli Verona di un ragazzo che faceva volteggio con un bardigiano e da allora mi ha preso questa passione per l'acrobazia. A prescindere di quello che tu fai in scena, quello che lasci è proprio un'emozione. Raccontiamo una storia corale. Una storia corale significa costruita insieme, vissuta insieme, condivisa. L'arena del gala piena di tutti quelli che hanno collaborato significa la fiera piena di gente che ha condiviso 4 giorni di passione per l'appunto, per il mondo del cavallo. Significa la passione di uno staff esiguo, perché siamo pochi qui, che però dal più piccolo al più grande, dal più giovane al più vecchio, dal ruolo di maggiore evidenza, quello meno invece visto dal pubblico, hanno tutti lavorato con ugual volontà, passione, energia, assolutamente voglia di portare in porto questa navetta che è Travagliato Cavalli. Lavoriamo con i cavalli fin da quando eravamo ragazzini, se non ci fosse la passione non saremmo nessuno. Siamo felici di essere appassionati e vivere di passione. I miei compagni dello spettacolo sono Valentina, che fa la farfalla, e Licia, che fa il pavone, Linda, che fa la foglia, poi Alice, che fa l'uccello, Martina, che fa l'albero, Iari, che fa l'acqua, e Elena, che fa il faune. È vero, anche Nicola, che fa il fiore. Il papà e io. To make all my dreams come true, to let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be, to find all the strength inside.